La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della 16enne travolta da un albero mentre dormiva in tenda in un bosco della Valle Camonica, a Cortegno Golgi. Era con altri amici di una comitiva degli scout. Il PM di turno ha già firmato il nulla osta per la sepoltura e la salma è stata restituita alla famiglia. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. La procura sentirà nei prossimi giorni gli organizzatori del gruppo per capire perché i ragazzi siano stati lasciati nel bosco, nonostante il maltempo che da due giorni stava flagellando la provincia di Brescia. Due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casupola a Cinisi, non distante dall'aeroporto. I cadaveri non sono stati identificati, sono vittime dell'incendio che da ore divora la zona. Il ritrovamento è avvenuto all'interno di un'abitazione in condizioni molto precarie, andate in fiamme. I due avrebbero all'incirca 77 e 75 anni. La Sicilia ora si appresta a chiedere a Roma lo stato di emergenza, annuncia il presidente della regione Renato Schifani. Sono in attesa della relazione da parte della Protezione Civile sulla situazione degli incendi in Sicilia, in modo da poter dichiarare lo stato di calamità e chiedere al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per l'isola. Ci sono danni ingenti ancora non quantificabili, prosegue il governatore, e numerosi roghi ancora attivi. Circa 2.000 ospiti di tre grandi strutture ricettive di Vieste sono state evacuate in queste ore a causa del vasto incendio divampato. I turisti stanno lasciando le strutture per andare in una palestra nel centro di Vieste, allestita dal comune affinché possano trascorrere lì la notte nel caso in cui non possano fare rientro nelle strutture, evidenzia il sindaco. La situazione è complessa perché le fiamme vengono alimentate dal forte vento. In azione anche alcuni Canadair. Da terra operano carabinieri forestali, vigili del fuoco e protezione civile. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per deviare il traffico. È stata una brutta esperienza da mettere velocemente alle spalle. Il momento più critico, abbiamo avuto paura sabato pomeriggio mentre eravamo in albergo quando ci hanno evacuato. Le fiamme erano circa ad un chilometro. La vacanza è andata tutta perduta, ma la cosa importante è che alla fine stiamo tutti bene. È la testimonianza all'aeroporto di Fiumicino di una famiglia romana rientrata poco prima delle 15 da Rodi, assieme ad altri circa 160 tra italiani ed alcuni cittadini stranieri. Il volo della compagnia Neos è il primo ad arrivare allo scalo romano da quando l'isola greca è stata devastata dagli incendi. Il salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, aggiungendo subito di essere disponibile ad aprire ad un confronto con l'opposizione, pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva da rafforzare. Arriva presto la risposta della segretaria PD Elly Schlein. Faccio fatica a capire come si possa definire slogan la condizione dei lavoratori poveri, anche se lavorano. È un'emergenza di questo paese, su cui più volte abbiamo discusso in questi mesi. Noi ribadiamo che siamo disponibili al confronto e abbiamo chiesto il ritiro dell'emendamento soppressivo che è stato presentato sul testo unitario dalle opposizioni.